Dunque, Pescara ad un passo dall'impresa al Ceravolo, il Catanzaro dei record si salva al 90esimo, rimpianto enorme anche se il risultato finale 2-2 è sostanzialmente giusto, ottima prova considerando la forza e lo spessore dell'avversario già in B con 5 turni di anticipo, probabilmente la migliore prestazione stagionale. Pescara sempre propositivo malgrado l'infortunio dopo 5 minuti di Luca Palmiero, il regista è stato ben rimpiazzato da Loi che naturalmente ha caratteristiche diverse. Una partita di alto livello, avvincente, uno spot per il calcio, occasioni da una parte e dall'altra, un legno a testa. Il Pescara l'ha interpretata con coraggio e personalità. Non era affatto facile al cospetto di un avversario come il Catanzaro, appunto, che in casa aveva fatto sempre bottino pieno. 17 successi in altrettante gare disputate al Ceravolo. I biancazzurri hanno proposto calcio sul campo di chi ha stradominato il torneo. Ritmo e intensità, la condizione fisica migliora di giornata in giornata, presupposto imprescindibile dell'idea zemaniana. Poi viene tutto il resto, anche in questo caso i progressi sono costanti. Scarico e attacco della profondità, altro principio su cui si fonda il credo del tecnico boemo. Calciatori che vanno senza palla, un esempio il movimento di Milani che propizia l'assist del momentaneo 2-1 firmato da Facundo Lescano. L'attaccante italo-argentino ha realizzato altri 2 gol, sono 5 in altrettante partite dal giorno del ritorno di Zeman. In totale 14, record personale a livello professionistico. Il pensiero, inevitabile, ritorna al mese e mezzo vissuto da separato in casa. 7 panchine consecutive per scelta tecnica e appena 18 minuti in campo. Per risolvere il problema una società più attenta sarebbe intervenuta subito. È andata in modo diverso, ma quanto tempo è stato perso? Tra i migliori ancora una volta Rafià. Fisicità soprattutto, qualità sopraffina. Sentite Vincenzo Vivarini. Mi ha impressionato molto Rafia, una padronanza di palla che sembrava Zidane in mezzo al campo, dovute proporzioni. E poi Davide Merola, che sul piano tecnico non si discute affatto, pur tuttavia negli ultimi 16 metri l'ex Foggia non può ignorare un compagno meglio posizionato per la conclusione, nella fattispecie Colai. Non è la prima volta che accade. Veniamo agli episodi da Moviola. Nulla da dire sul primo pareggio della Catanzaro. Milani tiene in gioco Curcio. Nella ripresa regolare la posizione di Iemmello che di testa infila Plizzari. Sarebbe stata la rete della 2-2, che poi arriva al 90. Grazie ad un penalty a ragione molto contestato. La sensazione è che Crescenzi tocchi il pallone con il braccio fuori area. Dunque rimpianti giustificati per tanti motivi su tutti la classifica che sarebbe notevolmente migliorata. Ma ribadiamo, pareggio giusto.